Ciao, ben ritrovati sul mio canale. In questo video vi mostro come fare dei semplicissimi pompon con la carta velina. Vi mostrerò come fare quello giallo e quello verde. Questo qua, bianco e nero, l'ho realizzato semplicemente mettendo un foglio di carta bianco e uno nero e poi il resto è uguale, ovviamente, alla realizzazione degli altri due. Vi lascio al tutorial, spero che possa essere utile, insomma, che vi piaccia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Per realizzare i pompon in carta ci servono dei fogli di carta velina che io ho preso colorati, una forbice e del filo. Prendo il primo foglio, lo apro. Allora, questo set di fogli contiene 5 fogli di carta velina e sono dei 50-70. Allora, per creare un pompon abbastanza ciccio è meglio avere sugli 8 fogli, quindi io cosa faccio? Taglio a metà e li raddoppio. Inizio a piegarli. Prima da una parte, prima da un verso e poi dall'altro. Presso bene la carta, adesso la piego a metà per trovare il punto di mezzo, okay. Cerco di pressarla bene, adesso devo fare due incisioni agli angoli della parte centrale per poter legare il filo. Spero che questa forbice tagli, proviamo. Allora, più o meno un angolo così. Vediamo cosa riesco a fare con questa forbice. Ok, ce l'ho fatta, vedete? Adesso riapriamo. Prendiamo il nostro filo. Ricordate che adesso legheremo il centro stretto. Poi dovete tenere abbastanza filo per poter appendere il pompon. Quindi io ne prendo un po', non mi serve appenderli altissimi, quindi questo filo mi basta. Leghiamo il centro del pompon. Facciamo un bel nodino stretto. Cerco di mettere il nodino di lato, ok, stringo bene, va. Adesso il nostro pompon si presenta così, non ci resta che aprirlo, delicatamente mi raccomando.
continuate a modellarlo finché non ha la forma che volete raggiunga. Io continuo con gli altri. Farò allo stesso modo anche con questo. Ovviamente se voi più terrete grande il foglio, più verrà grande il pompon, mi sembra anche inutile dirlo. Adesso volevo farne uno grande, allora, prima l'abbiamo fatto di questa misura, adesso volevo farlo la metà della metà, quindi grande così. Allora, prima su quello giallo ho lasciato dritto le due punte, adesso invece le voglio fare diversamente, le faccio tonde. Allora taglio la punta arrotondandola. Non ho la forbice adatta, vabbè. Dovrebbe venire un lavoro più pulito, però insomma è tanto per mostrarvi come fare.